L'obiettivo di AOPA Italia è assolutamente in sintonia con l'obiettivo di IAOPA, che è l'unione di tutte le AOPA regionali europee, mirato alla semplificazione, sfrondando tutto ciò che in questo momento sta diventando sempre più oneroso e sempre più complicato per tutti i piloti, per tutte le organizzazioni. Il Parlamento europeo si è accorto di quello che EASA sta facendo, cioè che sta complicando assolutamente la vita di noi piloti, e soprattutto si è accorto che occorre una linea di demarcazione tra tutto ciò che è adempimento per l'aviazione commerciale e tutto quello che è l'adempimento assolutamente inutile per l'aviazione diportistica. Sappiamo benissimo quello che è e quello che rappresenta il concetto di sicurezza. Non siamo assolutamente per derogare e per diminuire la sicurezza, siamo per avere un'idea chiara e illuminata per ciò che rappresenta, e questo deve essere ben chiaro nella mente di tutti. La sicurezza fatta sulle scrivanie, fatte sulla carta, non è la sicurezza di cui noi piloti abbiamo bisogno andando per aria giorno dopo giorno. Continuiamo a dirlo, non smetteremo mai di farlo sapere. Abbiamo bisogno di supporto. La presenza di AOPA qui a San Marino, perché San Marino è una terra che sta dimostrando una straordinaria capacità di apertura mentale nei confronti dell'aviazione generale. A San Marino sta nascendo un progetto che avrà il suo sviluppo nell'aeroporto di Rimini, dove verrà concesso a breve un vero e proprio settore extraterritoriale, quindi un'area esclusivamente adibita ai movimenti da e per la Repubblica di San Marino. Una realtà assolutamente aperta anche a ciò che è il percorso di formazione di piloti. Qui a San Marino l'apertura dell'FTO in futuro formerà PPL, CPL, ATPL, professionisti dell'area, targati ovviamente San Marino, nonché una scuola di volo VDS, insomma tutto quello che serve per pensare, per avere una visione orientata al futuro dell'aviazione generale senza fare sciocche distinzioni tra varie tipologie di utenza. Tutti insieme qua in un'aviosuperficie, in un contesto assolutamente irripetibile, perché Torraccio è un'aviosuperficie di 600 metri, lo devo dire per tutti coloro che non la conoscono, assolutamente fruibile a zero sugli ingressi e uscite, di fronte a Rimini, di fronte al mare Adriatico, e con una recettività e un'ospitalità veramente veramente rara. Tutto quello che posso dire è grazie all'Aeroclub di San Marino, grazie a tutti coloro che ci hanno ospitato. AOPA Italia è orgogliosa di essere stata qui a San Marino, e il nostro impegno è quello di unire in sinergia le nostre realtà per delle iniziative a favore dello sviluppo dell'aviazione generale. Siamo alla conclusione di questa giornata insieme agli amici di AOPA Italia, e devo esprimere una soddisfazione come presidente dell'Aeroclub San Marino per questo incontro e anche per il riconoscimento che AOPA ci ha riservato nel voler decidere di svolgere la propria assemblea annuale a San Marino. Questo è un segno che San Marino è un po' in controtendenza per quanto riguarda lo sviluppo dell'aviazione generale, della diffusione della cultura aeronautica, della scuola di volo professionale e dell'incremento dell'avioturismo. È un segno quindi positivo, perché la AOPA è un'associazione estremamente importante, quanto poi affiliata alla IAOPA, quindi all'Associazione Mondiale dei Piloti Proprietari di Aerei, e il fatto che AOPA abbia riconosciuto il nostro impegno
nei termini di cui parlavo poco fa, ci sprona a continuare su questa strada e auspichiamo che anche il nostro governo, col quale da tempo siamo in contatto per cercare di sviluppare sempre più e sempre meglio l'avioturismo a San Marino e l'aeronautica, l'aviazione generale a San Marino, possa in qualche modo prendere esempio da OPA e ci dia ascolto nelle nostre istanze di ulteriore sviluppo di questa attività, perché noi riteniamo sia un'attività non secondaria per l'economia di un paese turistico come la Repubblica di San Marino.